Gentili telespettatori, buona giornata. Il silenzio, non il silenzio degli innocenti, che è un film, il silenzio del presidente. Il presidente Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, capo del Consiglio Superiore della Magistratura. Non è intervenuto all'assemblea del CSM per favorire la ripresa del dialogo dopo giorni di scontro tra politica e giustizia. Non ha detto una sola parola. Avrebbe potuto dire: parliamo, ci vediamo, eccetera, eccetera. Non ha detto una sola parola. Niente. A voi stupisce? A me no. Di voi direte perché? Beh, insomma, voi che dite? Il Presidente della Repubblica è ufficialmente imparziale, ufficialmente, ma è un uomo. E in quanto uomo avrà le sue simpatie politiche, ovviamente. Quindi è un uomo di sinistra che mostra l'imparzialità, ma nessuno è imparziale. Nessuno è imparziale. Impossibile essere imparziale in politica. È un uomo di sinistra, eletto dalla sinistra la prima volta, la seconda volta eletto dalla sinistra fregando Salvini. Vi ricordate che Salvini stava andando dalla Meloni due giorni prima delle elezioni di Mattarella? La Meloni l'aspettava in ufficio. Sì, salgo, diceva lui. Sì, sì, adesso salgo da te su in ufficio. Sparito. Aveva ricevuto la chiamata dei sinistri e corso perché dovevano eleggere, mettersi d'accordo per eleggere il Presidente della Repubblica. E si incartarono Salvini, se lo sono incartato su, come si dice, e lo convinsero a votare di nuovo, a confermare Mattarella. Era la volta del primo presidente della Repubblica di centrodestra. E invece Salvini si fece far su e hanno rieletto poi Mattarella, che era quel presidente che aveva impedito il primo governo Salvini. Ve lo ricordate? E voi direte, ma come, Salvini fa rieleggere uno che ha impedito la nascita del suo governo? Sì, ma allora è... sì, proprio quello. Adesso c'è un presidente che, io penso, che non sia molto contento che ci sia questo governo, che ci siano sti ministri, sti sottosegretari. E quindi, silenzio, assalto a Provita, la sinistra in silenzio, caso magistratura, il Presidente della Repubblica in silenzio. Voi sapete che il silenzio è una presa di posizione, chiara e tonda, e dice no, chi non parla vuol dire che lui non c'entra niente, no. Il silenzio è una risposta, quindi il silenzio del presidente a me non stupisce, dovrebbe stupire chi lo ha fatto eleggere bene. Qualcuno si immaginava che Mattarella interveniste come presidente del CSM sullo scontro tra politica e giustizia. Beh, tutto questo scontro è partito con l'intervista di Crosetto, che ha denunciato una opposizione giudiziaria pronta ad aprire le ostilità contro il governo anche in vista delle elezioni europee. E dopo 24 ore da quello che Crosetto ha detto è arrivato un rinvio a giudizio del sottosegretario Del Mastro, molto vicino, molto amico della Meloni. Ecco, la materia del contendere c'è, sappiamo tutti come funziona in Italia, nessuno escluso. Poi ci sono quelli che fanno finta che non sia vero nulla,
ci sono quelli che ti dicono: ma no, sono tutte delle paturnie mentali, ma cosa dite? Non c'è nessuno che ce l'ha con nessuno. E poi abbiamo assistito e abbiamo ascoltato tutti le intercettazioni di Palamara, che poi ha scritto anche un libro, Il Sistema, dove Palamara diceva chiaramente ad altri magistrati: dobbiamo portare in tribunale Salvini perché sì. E l'altro gli rispondeva: ma sta facendo il suo lavoro, siamo un po' ridicoli a volerlo portare in tribunale. No, no, no. L'altro diceva: dobbiamo colpire Salvini. Ecco, eversione chiaramente. E voi direte: ma con una eversione scoperta così, con delle intercettazioni, avrebbero dovuto arrestare i congiurati e dovrebbero essere in carcere a scontare l'ergastolo per eversione contro gli organi democratici dello Stato. No, niente, quello ha scritto pure un libro e voleva entrare in politica e faceva l'amicone di Salvini. Mamma mia, che paese delle banane! Si scoprono dei giudici che complottano contro organi del governo, ministeri, ministri, e fanno fare un libro. ma si può! Fosse successo in Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti, gli avrebbero dato l'ergastolo, come minimo. Come minimo, vabbè, paese delle banane, non succede. Bene, quindi adesso al Quirinale non dicono niente. Ecco, la conciliante relazione di Nordio, l'annuncio di Crosetto di voler incontrare i responsabili dell'ANM, cui aderisce la maggioranza delle toghe. Così ci ha pensato Crosetto a smussare segnali concilianti e Mattarella muto, silenzio totale. Se fosse successo al contrario, se fosse successo al contrario, che in un governo di sinistra un ministro importante avesse detto: ho notizie di complotti di magistrati di destra per far cadere il governo, altro che silenzio di Mattarella, la sinistra avrebbe chiamato gli Stati Uniti, proteggeteci, avrebbe chiamato l'ONU, mandate i caschi blu, poi avrebbero richiamato gli Stati Uniti, ci mandate due o tre gruppi di portaerei, due gruppi d'attacco di portaerei, perché qui fra un po' ci escono dal balcone di Palazzo Venezia e dichiarano la guerra a tutto il mondo. Ecco, se fosse successo al contrario, apriti cielo. Invece succede quello che succede e tutti zitti, tutti che fischiettano. Arrivederci a tutti e grazie.